Ehi là ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Call of Duty World at War, titolo che sicuramente in molti di voi avranno già giocato. E infatti ragazzi, quest'oggi iniziamo insieme il primissimo episodio. Dunque ragazzi, allora detto questo, andiamo subito con giocatore singolo, facciamo nuova partita. Allora, per la difficoltà mettiamo un soldato, le tue abilità di combattimento verranno messe a dura prova. Members of the Senate, of the House of Representatives. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. There comes a time in the affairs of men when they must prepare to defend not their homes alone, but the tenets of faith and humanity. Atollo Makin, poco più che sabbia, alberi e un piccolo avamposto giapponese. La squadra di ricognizione di Miller è arrivata una settimana fa. Da allora nessuna notizia. L'attesa è finita. Entriamo in azione. Per quanto ne sappiamo, potrebbero già essere morti. Se quel poco che sappiamo dei giapponesi è vero, forse sarebbe meglio che lo fossero. Perfetto ragazzi, perfetto. Dunque, iniziamo. Devo soltanto vedere se ci sono i sottotitoli attivati. Però mi sembra di no. Secondo battaglione, ok. Ciao caro, Credi diga. che se non parli sei più forte? Guarda, non lo so, boh. Vediamo un attimino. Allora, opzioni, vediamo un po'. Chat, audio. Dunque, allora, vediamo un po'. Comandi, grafica, chat vocale, opzioni gioco, sottotitoli, eccoli qua, ok. Non dirgli un cazzo di Ma niente. non ha salvato. Ho messo sottotitoli, sì, abilita console, no? Vabbè, dai, comunque per il momento lascia fare. Aia, questo fa male. Sì. Ok, bene, stiamo per morire malamente. Aia, ed è morto, sì. Ciao caro, scusi, lascia fare, lascia fare. Eccolo lì, a posto. Dica. Eh sì, La faremo guarda. pagare per quello che ha Sì. fatto. Bastardi! Ok, perfetto. Allora abbiamo il nostro caschetto, abbiamo la nostra pistolina. E vabbè, veramente Io con la ucciderò pistolina ora di fare andiamo? casino. Ma no, ma dai, ma scusi, ma Roback, mi manda un dia almeno segnale alla squadra questo. d'assalto. Oh, finalmente, eccoci qua. Signori, si inizia di nuovo a sparacchiare, Beh, voglio dire, come abbiamo fatto anche in Call of Roback, Duty piazza Neo a sinistra! World War 2, facciamo anche Call of Duty. Aia. World at War. Dunque, allora, vediamo un po'. Occhio! No, scusate, scusate. Avevo beccato il nostro amico. Eh sì, scusate un attimo, ragazzi, ma
mi devo riattrezzare un attimino pure io con i tasti. Occhio. Allora, visto e considerato, ragazzi, che la difficoltà l'ho messa un pochettino più alta adesso, qua si muore come se non ci fosse un domani. Allora, lancia una granatozza là. A posto, sono finiti? Ma penso di sì. Ricarica. Occhio. Dunque, devo dire che un po' di colpi non vanno proprio tanto a bersaglio, eh. Oddio. Sicuramente abbiamo pure i... Ah, cavolo, la granata. E chi l'aveva vista la granata? E niente, signori. Siamo partiti veramente con il piede sbagliato, eh. Siamo partiti veramente col piede sbagliato. Occhio. Ma che granaten, a granaten. La faccio magna a granaten. E dai, e togliti da mezzo al fuoco. Ma che fai là? Vabbè, aia. Aio. E niente. Cioè, voglio capire che cavolo stava a fare quello là ancora in mezzo al fuoco. Ma va bene. Vai, 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 vai. Tranquilli, tranquilli. È tutto... Ah, occhio, occhio. Ma chi è? Era sto burino. Ok, allora, eccoci qui. Ma... eh sì, mo è una parola a eliminare la mitragliatrice. Allora aspetta, perché aia, avevo visto delle armi un pochettino più fighe. Ecco, 32 munizioni non è che ci faccio molto. Com'è che fa a beccarmi? Occhio. Aridaglie questa mitragliatrice. Ma se l'ho fatta fuori. Togliti tu. E niente, aspetta che mi riparo dietro di te, compagno. Aspetta, scendiamo pian pianino, facciamo il giro di qua. Granaten. E niente, abbiamo la pistolina qua, che ci famo? Aia, 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 aia. Cioè, ma voglio dire, no? Allora, se io sono venuto di qua... e i miei compagni almeno mi potevano anche difendere, no? Voi che dite? Secondo me mi potevano anche un attimino proteggere. Allora, aspetta un attimo, vediamo un po' quanti altri lancia la granaten. Ok, a posto. Occhio. Allora, se questi qua sono usciti di qua, vuol dire che... ricarica. Occhio qua. Ecco, ancora adesso vi fate vivi. Non è vero, non erano miei amici prima quelli. Vabbè. Comunque, lascia fare. Damose. E allora, allora... ma sì, ma scusate, ma devo... ma devo fare per forza di cose tutto quanto io? Scusa, muori malamente. Checkpoint raggiunto, ok, dai. Occhi aperti. Occhi aperti, sì. Ok, dai, allora, devo dire... guardate qua. Sembra un tempio o qualche stronzata del genere. No, non andare. Eccola. Tenetevi a distanza. E niente, ma perché mi beccate a me? Ma non ho capito. Ma ci stanno tre salami qua davanti. Anzi, quattro salami e mi beccate a me, eh? Ma vabbè. Comunque, lascia fare. O che siano salami o no. Voglio dire, non mi venivano a beccare a me. L'unico pirla... venivano a beccare per forza di cose a me. Sono stati avvistati. Eccola. E pareva.
Lo so. Aia. Oh, ma sempre a me mi beccano. Ma com'è? Ma che è? Aspetta, ricarica. Ok, a posto. Aia, aia, aia. Occhio, 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 occhio. Però ho bisogno di... Aia, aspetta, scappa. Lasciali ammazzare tra di loro. Scappate, scappate, che sono veramente in tanti. Oddio, la difficoltà forse magari soldato non è che era tanto prevedibile. Voglio dire, no, ci stanno a fare veramente un sedere grosso. Vai che l'abbiamo... Ok. Aspetta, scendi qua. Famo fuori Ertipozzo qui. Recupera un po' di munizioni. Ok, allora aspetta, che qua avevo visto un'arma. Ah no, ok, è questa qua, grossa più grossa. Ok, no. Ciao cari, mamma mia, ammazza che sudata, eh. È stata una sudata veramente con i controfiocchi, eh. Vabbè, comunque, non abbiamo più nulla da recuperare, ce ne possiamo andare. Allora, non so nemmeno quanto possano durare tutte quante le missioni. Ascoltate, ragazzi. Voglio finire il lavoro presto e in modo pulito. Vabbè. Capito? Mo... presto e pulito. Mo ne stai a cercare assai, però, eh. Okay, checkpoint raggiunto, ok. Questi qua mi sa che non sono morti. Usa la radio e scopri se qualche unità è passata di qui prima di noi. Infatti, questi qua non sono morti. La ricarica. Oh, e te togli da qua dietro tu, giovanotto? Vai, ammazzatene quanti più. Occhio alle granate che mo me la stava pigliando in bocca. Madonna mia, ma chi è questo fucilone? Ah, è lui, è il sergente Sullivan che ha il fucilone qua. Ammazza che bestia. Aspetta, granaten. Sono morti? Dov'è tu, biondo? Che fai? Cerchi di scappare, giovanotto? Guarda che mo la granaten te la faccio magnà. Allora, credo che non ci sia più... Non è vero, c'è ancora gente qui. Occhio. Ma chi è che stavano sparando? Ma stavano sparando a me. I miei stessi compagni mi stavano sparando a me. E niente. Sei stato ucciso da una granata. Tieni sempre d'occhio l'indicatore di granate in arrivo. E questo, guarda, l'avevo già pure intuito. L'avevo già capito. Però se... se si mettono loro davanti, io non riesco nemmeno a passarci. Beh, comunque. Dai è così, ammazzateli tutti, giapponesi, cinesini qua. Dai è così. E niente, sempre con ste granaten. E niente. Siamo stati feriti dalla granata. Mettiti al coperto. E non posso più passare nemmeno di qui. Aspetta, va. Mettiti qua, va. Anzi no, aspetta, rialzati, va. Allora, lui qua che c'ha il cecchino, forse magari li può cecchinare a dovere. Però noi, però io no. Occhio. Allora, costa lui... Madonna mia, ma perché cacchio non riesco a passare? Ma... sto a finire pure tutte quante le munizioni, mo, dietro a sti... giapponesini qua. Signori, ma quante volte siamo morti in questa prima missione? Siamo morti veramente un sacco di volte. Aridai e basta. Occhio, mamma mia, ammazza che trambata. Ma non era un'arma quella, era praticamente... che cosa? Una cannonata, aspetta, va, to, becca di questa, già, niente. Occhio. Sei
E niente, sempre granate stanno a buttare questi. Aia, 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 aia. Aspetta. Oddio santo. E niente, ragazzi. E vabbè, ciao. Qua mo stiamo a cominciare sempre tutto da capo. Eh sì, perché sapete che perché non riusciamo ad arrivare quantomeno al prossimo checkpoint. Va, lancia bomba, lancia bomba. A granaten, a granaten. Dai, è così. Ammazziamoli tutti. Allora, aspetta, mettili qua sotto, almeno così ci... Dai, eh. Aridai con queste granate, oh. E niente, oh, ma sempre a me mi beccano queste granate, ma com'è? Cioè, io cerco quantomeno di evitarle tutte quante queste granate, e questi qua... ne bombardano proprio le granate. Occhio, eh. Andate voi avanti. Aia, da dove? Cioè, ma scusate, ma vedete che c'è qualcuno dietro qua? Ma perché cavolo non lo sparà? Scusi, ma che sta a fare lui qua? Signori, e che ve devo dire? Questi qua purtroppo stanno a fare quello che vogliono qua. Ma vedi che è la mia, giovane. Di che te lamenti? Cioè, vi sto a salvare la vita. E niente. E niente, granaten, granaten. Ma che sta a fa' questo qua? Oh, giovane. A mitragliere, vedi che tu devi... E niente, questo qua si è pure dimenticato com'è. Come si combatte. Sta a venire? Ma, grazie, lui si è parato il sedere là dietro. Sì, 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 lascia fare, aspetta un attimo. Fatemi recuperare un po' di munizioni. Ma che è? Ma chi è? Aspetta. Vai. Buca il casso. Erbarilozzo qua. C'è carburante? C'è carburante, sì. Guarda qua. Dai, dai, è così. Mamma mia, guarda qua i danni. Abbiamo fatto dei danni veramente clamorosi. Sì, Miller copri mi sta ceppa. E niente, sempre con ste granate. Oh, mannaggia la miseria, oh. Tu sei, come hai fatto a passare di là, tu? E niente, e non posso passare nemmeno io. Ah, granaten. Occhio. Occhio a ste granaten, per favore. Vai, vai, lancia granaten a profusione qua, come se piovesse. Granate proprio come se piovesse. Aspetta, aspetta. Dai, e torna indietro, giovane. E che? Aspetta. Ho capito, un attimo. Allestimento esplosivo in corso, ok. Ottimo. Sicuramente ci moriremo malamente, ma non lo so. Io me ne scappo, me ne vado. Ma chi è? Un nostro amico qua, sì. Era un nostro amico, mi dispiace. Aia. Dica. Sì, arrivo, eccomi, non è vero che eccomi. Aia, maledetto. Grazie, sergente Sullivan, ti ringrazio, molto gentile. Mi copri tu? Ma, guarda. C'ho i dubbi, però... però va bene lo stesso, cioè, se mi copri tu... E niente, signori, qua è andato a finire tutto a... a farsi benedire, Non dirmi che non sono esplosi, spero proprio di no. Sta pistolina, signori, non serve a niente. E infatti non serve veramente a niente sta pistolina. E va bene, ragazzi, va bene. Allora, abbiamo fatto almeno la prima missione. 3 anni dopo la battaglia a Makin, ci apprestiamo ad attaccare l'isola Peleliu. Niente prigionieri questa volta. Noi dobbiamo prendere l'aeroporto e mutilare i loro rifornimenti. Assieme a volti familiari, delle reclute fresche. Quelli più vecchi come Miller, il sergente Sullivan e il sottoscritto sono noti come la vecchia razza. Vecchia. Non abbiamo nemmeno 30 anni. S-
Scarsa resistenza, 15 settembre del 44. Prima condivisione dei Marine. Va bene, ragazzi, va bene. Sì, 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 guarda, lascia fare, lascia fare. Allora, appena troviamo, ragazzi, un primo checkpoint, ci salutiamo, perché non voglio fare tanto. Anche perché, come detto, almeno un episodio a missione. Sì, sì, guarda. Lascia fare, la testa noi ce l'abbiamo sotto, però... Sì, sì, vai, vai, scendi, scendi. Il primo sarai tu a morirci. No, vabbè, è il sergente Sullivan qua, che deve morire. Lui è uno, un pezzo grosso. Forse magari ci moriremo noi, eccala. Madonna mia, gli ha spappolato il cervello, poverino. Eccoci, eccoci. Ci siamo? Ma guarda. Sì, 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 lascia fare. Allora, ragazzi, come detto, raggiungiamo il primo checkpoint. E poi dopo... Faccio fuoco su quelle posizioni. Quali posizioni? Attimo. Aspetta. Aspetta. Ma chi è che mi stava sparando? Ma da dove? Da dove mi stavano sparando? Se io mi ero un attimino messo al riparo. Premi sì per mouse. Ok. Arrivano? Arrivano i rinforzi, tac, ed è, mamma mia, guarda qua. Abbiamo fatto capodanno. Grazie. È stato un piacere, è stato un piacere. Obiettivo completato, forza le difese giapponesi, obiettivi aggiornati, ok. Ora i razzi d'assalto possono essere usati a volontà contro le postazioni nemiche. Ah, che bello. È veramente una goduria, signori, ma che ci abbiamo? Stavolta la pistolina è cambiata, beh, giustamente. Eccomi, cari. Ok, dai, ragazzi, allora, visto e considerato che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, il nostro checkpoint, io direi, ragazzi, di concludere qui questo primo episodio della serie di Call of Duty World at War. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questi video. Il primo episodio, ragazzi, cercherò quantomeno di potervelo fare uscire il prima possibile, perché visto e considerato che purtroppo non ho più tempo, ragazzi, di... né di registrare, né di editare, di uppare, di fare tutto quanto, cercherò quantomeno di, insomma, predispormi un po' di video, cercherò quantomeno anche di registrarli un pochettino di seguito e cercare quantomeno di caricarveli come se non ci fosse un domani, però devo sempre trovare, ragazzi, un giorno libero per potervi caricare almeno il primo episodio, perché comunque il titolo lo vorrei giocare tutto, così come abbiamo giocato anche Call of Duty World War II, che mi è piaciuto veramente tantissimo, ma anche questo qui, ragazzi, mi sta piacendo veramente tantissimo. Infatti, non appena l'avremmo finito, naturalmente ci andrò a fare anche, tra virgolette, una brevissima recensione di quello che potrebbe essere la mia esperienza di gioco, così anche come è stata la mia esperienza di gioco con Call of Duty World War II. Niente, ragazzi, come detto, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, fate completamente tutto e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Dai, un saluto a tutti da Harry Doctor.